Dopo aver studiato la forma delle orbite dei pianeti, non più circonferenze ma ellissi, Keplero passò ad analizzare la velocità dei pianeti, velocità che sembrava non essere costante, ma aumentava quando il pianeta si avvicinava al Sole, quindi si avvicinava al perielio, come se il Sole fosse una sorgente di forza che attraeva la Terra e gli altri pianeti lungo l'orbita. Quindi le orbite non erano più soltanto degli artifici matematici, ma erano traiettorie reali, determinate dalla forza del Sole. Alla fine Keplero riuscì a scoprire la sua seconda legge, la legge che regola come varia la velocità di un pianeta lungo l'orbita. Le velocità orbitali dei pianeti non sono costanti, ma in tempi uguali descrivono, spazzano aree uguali. Sono uguali le aree spazzate dal raggio vettore che congiunge il Sole con il pianeta. Per esempio, se tra P1 e P2 passa un mese di tempo, il pianeta si sposta descrivendo una certa area, spazzando una certa area. Il raggio vettore è il vettore che unisce il Sole al pianeta, quindi questo è il raggio vettore. E immaginiamo di prendere un altro mese di tempo più avanti, quando il pianeta è più vicino al Sole, quindi vicino al perielio. Allora, in quest'altro mese, il pianeta descrive un altro triangolo curvilineo che ha la stessa area del precedente, quindi queste due aree colorate in arancione sono uguali, ma siccome questo triangolo curvilineo è più tozzo e più basso, allora avrà una più lunga base. Quindi vuol dire che il pianeta in quel mese percorre un tratto, quindi un arco di ellisse più lungo. Quindi il pianeta corre più veloce vicino al Sole e invece va molto più lentamente lontano dal Sole, in modo tale da descrivere aree uguali in tempi uguali. Keplero pubblicò i risultati delle sue ricerche nel 1609, che tra l'altro è l'anno in cui Galileo, per la prima volta, puntò il cannocchiale verso il cielo, e pubblicò queste ricerche nel libro Nuova Astronomia. In pratica una sola curva e una sola legge del moto, non più uniforme. Che significa una sola curva è che le curve sono ellissi e la legge del moto è quella delle aree, cioè tempi uguali, in tempi uguali i pianeti spazzano aree uguali. Questo andava a sostituire queste due leggi, le prime due leggi di Keplero sostituivano i complicati sistemi basati su combinazioni di circoli che per quasi 2000 anni, cioè dal tempo degli antichi greci, avevano costituito la base delle spiegazioni astronomiche. Quindi non più combinazioni di circoli che venivano forzate per funzionare per forza laddove invece non potevano funzionare in quanto o perché la Terra non era al centro dell'universo nei modelli geocentrici, ma anche nel modello di Copernico non funzionavano le combinazioni di circoli perché le orbite dei pianeti non sono circolari, ma sono ellissi. E i moti non sono uniformi, ma seguono la legge delle aree, la seconda legge di Kepler. Quindi non più combinazioni di circoli forzate a funzionare per forza, ma una sola curva, l'ellisse, e una sola legge del moto, la legge delle aree. Questo portò a una serie di risultati teorici molto più precisi, in grado di prevedere con grande precisione le posizioni dei pianeti nel sistema solare.